per ascolto, buonasera. Queste immagini vi giungono dallo stadio olimpico di Amsterdam, dove ha inizio in questo istante la gara tra l'Ajax e la Juventus, valida quale partita d'andata per i quarti di finale di Coppa dei Campioni. Si gioca in una serata umida dopo una giornata di splendido sole su un terreno perfettamente agibile alla presenza di non più di 30.000 spettatori. Gara di molta importanza sia per l'Ajax sia per la Juventus, due formazioni di grosso prestigio. Per la vostra osservazione, l'Ajax è in divisa più chiara e attacca da sinistra verso destra. Questa prima iniziativa si spegne a fondo campo. Dirige l'incontro il signor Prokop della Germania orientale e vi do subito gli schieramenti delle squadre in campo, che sono quelli annunciati. Per l'Ajax gioca Scrivers in porta, difensori esterni Zuidema con il numero 9 ed Everse con il numero 4, difensori centrali Stopper Van Dord con il numero 2 e libero Kroll con il numero 5, mentre vedete ora in azione di disimpegno la difesa dell'Ajax. A centrocampo con il 3 Erkens, con il 6 Arnesen, con l'11 Schemaker, con il 10 Sahamata. Le punte Laling, il cinese dell'Ajax, con il numero 7 e Gels con il numero 8. La Juventus ha lasciato la tradizionale casacca bianconera, gioca in un completo blu ed è, come detto, nella formazione annunciata, cioè Zoff, Cucurellu e Gentile, Furino, Morini e Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettega. Numerosissimi tifosi italiani arrivati non solo dall'Italia ma anche dalla vicina Germania, dal Belgio, oltre che naturalmente dalle altre città olandesi. L'Ajax, come sapete, è una formazione di grosso prestigio, ha infatti vinto per 3 anni consecutivi, nel 71, nel 72 e nel 73, la Coppa dei Campioni, che è la massima competizione a livello europeo per squadre di club. Attualmente sta però attraversando un periodo un po' oscuro. I suoi grandi assi, Cruyff, i Neskens, i Surbier, se ne sono andati. Intanto è stato fermato molto bene da Evers e Causio e quindi ora l'Ajax sta attraversando quel momento un po' oscuro che molte grosse formazioni hanno dovuto attraversare nella loro storia, come il Real Madrid, le stesse Milan e Inter, come il Bayern di Monaco. Ma occupiamoci comunque dello svolgimento della partita. C'è questa rovesciata di Boninsegna che viene fermato in azione di gioco pericoloso dall'arbitro, che vi ripeto, il signor Prokop della Germania orientale. L'Ajax nel campionato olandese ormai non ha più nulla da dire, ha 12 punti di distacco rispetto alla capolista, che è il PSV Eindhoven. Ecco intanto un lancio in direzione di Cheu Laling, il giocatore di origine cinese, figlio di un cinese che ha una grossa catena di ristoranti. Il colpo di testa è stato di Bettega, quest'altro di Rudy Kroll, il tocco è di Tardelli che molto bene disimpegna all'indietro su Furino, che si sgancia in avanti per Bettega. Però c'è stato un intervento dell'arbitro che ha ravvisato l'azione fallosa di Zuidema su Furino. Zuidema è un giocatore che gioca ora come terzino laterale, ma era una punta. E difatti qualche anno fa in Coppa UEFA la Juve affrontò il Twente di Enschede e Zuidema in quell'occasione giocava appunto alla sinistra e fece 2 gol ad Enschede. Ecco intanto il pallone pericolosamente in area olandese, è stato rilanciato in avanti a Rudy Gels che cerca di controllarlo, è stato però molto bene fermato da Gentile. Poi il disimpegno definitivo è di Morini con Benetti in posizione irregolare. Si gioca allo stadio olimpico di Amsterdam, da 5 minuti il risultato è di 0-0 tra l'Ajax e la Juventus, mentre il gioco riprenderà con questo calcio di punizione che viene battuto da Kroll, uno dei superstiti della grande formazione del passato. E ancora Kroll in azione, fece per anni coppia come terzino esterno con Surbier. Ecco che viene in avanti Kroll, che è dotato di un controllo di palla eccezionale per un difensore. Ora il pallone è terminato sul piede di Arnesen che viene in avanti, è un giocatore danese, è stato fermato il lancio di Arnesen. Ancora Zuidema in avanti per Tahamata, che è un molucchese, anche questo è un giocatore di origine esotica.
L'Ajax comunque insiste nella sua manovra, il passaggio è a favore di Zuidema. Ecco il lancio in profondità con Gentile che controlla a dovere. Gentile gioca in marcatura su Zeulalind, che gli osservatori definiscono una specie di genio del calcio di queste parti, anche se è un elemento che alterna prestazioni di alto rilievo ad altre di tutta mediocrità. Rudi Kroll ha lanciato verso ancora Zeulalind, che però ha spostato Gentile in fase di anticipo. Ecco il motivo di questo calcio di punizione prontamente fischiato dal signor Troppo. Vi ricordo che la gara di ritorno sarà disputata a Torino fra due settimane. A questi quarti di finale l'Ajax è arrivato eliminando la formazione dell'Lindström e quella del Levski di Spartak, mentre la Juventus ha fatto fuori l'Omonia e il Glentora. È di Van Dord questo rilancio e di Gentile ancora il controllo, per la verità un po' difettoso. Ecco Gels che è entrato in possesso di palla da Zuidema, che come vedete si sgancia. Tamata in possesso di palla, ecco ancora il lancio indirizzato su Erkens, che però ha calciato a fondo campo. Ben congegnata comunque questa manovra, vedete appunto la conferma, è stato Erkens a sganciarsi in avanti, il suo tiro è terminato direttamente a fondo campo. Una gara fino a questo momento giocata su ritmi piuttosto blandi da una parte e dall'altra, con una Juventus molto attenta in copertura e che ora viene in avanti con Tardelli. Il disimpegno è riuscito, Tardelli subisce fallo, che era stato un triangolo molto ben congegnato tra Tardelli e Causio. Ancora un pronto intervento del signor Procoppa a comandare questo calcio di punizione per i bianconeri, che questa sera, vi ripeto, giocano in completa divisa blu. Causio ha lanciato a Cucurettu, che si è portato in avanti, ha tentato la conclusione da fuori, il tiro non è stato ben calibrato e pertanto il pallone è terminato fuori, mentre il primo piano è dedicato ad Antonello Cucurettu. Ecco Scrivers, il portiere, che dà a Kroll, sono due giocatori che fanno parte della rosa della nazionale olandese. Il lancio è verso Tamata, che gioca in posizione di ala sinistra. Ecco Tamata che prova ad andare via, su di lui in azione di copertura ancora Cucurettu, nettamente più aitante il difensore juventino, si aiuta però sgomitando un momentino e pertanto registriamo questo calcio di punizione a favore degli olandesi dell'Ajax, mentre siamo al nono minuto di gioco nel corso del primo tempo sul risultato di 0-0. Ecco la parabola che spiove in area, il colpo di testa è stato di Tardelli, tenta il rinvio Cucurettu, il rimpallo gli è favorevole, è stato Tamata però a intercettare ed è Arnesen sul pallone. Ecco che tenta la conclusione, il tiro è molto forte ma anche molto alto e termina direttamente a fondo campo. Inquadrato Arnesen, che come mi pare di aver già avuto modo di dirvi è un giocatore danese. Zoff, Scirea, Cucurettu, ancora Scirea e Zoff. Le prestazioni tutt'altro che brillanti dell'Ajax in campionato hanno tenuto lontano il gran pubblico dalle gradinate dello stadio olimpico, ma vediamo che l'Ajax è abbastanza ben disposto in avanti, anche se a dire il vero fino a questo momento verso lo specchio della porta di Zoff non è stato indirizzato nemmeno un tiro. Si gioca da 10 minuti nel corso del primo tempo, Juventus molto raccolta, ecco ancora il piccolo Tamata in azione, su di lui Cucurettu, il traversone viene ribattuto fuori area da Scirea, la Juventus comunque gioca un po' troppo contratta, forse tutta nella propria metà campo. Van Dorde, lo stopper. Il lancio centrale a cercare Rudi Gels, che è la punta. Gels ha verso Tamata, ma è ottimo il disimpegno della difesa juventina con Tardelli che cerca di dare respiro alla manovra della sua squadra. È stato però disturbato irregolarmente nella sua azione da Erkens. Attentissimo il signor Prokop comanda il calcio di punizione. Calcio di punizione che viene battuto da Cucurettu. Ecco la Juve che si distende in avanti, un po' arretrato però il lancio di Cucurettu, che è stato fermato molto bene da Arnesen, che si sta disimpegnando a dovere a centrocampo. Non è certamente uno stilista,
questo giocatore danese, ma fino a questo momento è stato forse il più attivo della sua formazione. Il calcio di punizione viene battuto da Evers e poi in profondità Suidema con palla deviata in angolo. È il primo corner della serata a favore dell'Ajax, lo batte Arnesen, bella la parabola, palla pericolosamente in area di rigore, poi allontanata da Causio ma controllata ancora dagli olandesi con questo rilancio di Van Dord nella zona centrale, di Scirea, la ribattuta, ancora Van Dord, poi crolla. Crolla da respiro alla manovra lanciando su Everse, Tamata, Erkens, ecco Erkens che pesca Arnesen in posizione di ala destra, il traversone indirizzato troppo angolato termina sul fondo. Come sempre avviene in queste gare di Coppa, il tema tattico fondamentale è quello dell'impostazione della gara in funzione della partita di ritorno. Naturalmente un risultato di parità o anche al limite una sconfitta con il minimo scarto giocherebbe a favore della Juventus, che ha a sua disposizione la partita di ritorno. Ecco intanto comunque in azione Van Dord che dà il centro per Kroll. Vedete la facilità di calcio di Kroll che ha pescato Tamata in profondità, Tamata verso Suidema che non gioca da difensore come era stato annunciato ma gioca in costante proiezione offensiva, lo vedete in un ottimo guizzo, ecco il suo traversone di testa, Scirea in angolo per il secondo corner della serata a favore dell'Ajax. Suidema dunque che era stato annunciato terzino esterno gioca invece molto in avanti e su di lui agisce Benetti. È il piccolo e nerissimo Tamata che batte dalla bandierina con parabola a spiovere, il colpo di testa pericolosissimo è stato di Schemacher, poi arriva in corsa Van Dord e spara lontanissimo. Ecco Van Dord, l'aitante difensore che di solito gioca da stopper ma che questa sera per l'avanzamento di Suidema gioca in pratica da terzino laterale, marca Bettega. Il rinvio da fondo campo direttamente da parte di Zoff, con traiettoria abbastanza lunga, Boninsegna alla caccia del pallone, il colpo di testa però è stato di Erkens, danza la palla nella fascia centrale del campo, velocissimo Tamata mette in azione ancora Arnesen, ottimo lavoro di Arnesen che si libera per il traversone, blocca Zoff, buon lavoro comunque di Arnesen quando Zoff ha bloccato il pallone, però lo stesso aveva già superato la linea di fondo campo, però l'arbitro ritorna sulle sue decisioni, aveva fatto cenno che si doveva battere una rimessa da fondo campo e assegna l'angolo. Batte Arnesen, è un buon momento per l'Ajax, il colpo di testa è stato di Bettega, poi Romeo Benetti in avanti, pesca bene Tardelli, ecco che Tardelli ha la possibilità di lanciarsi nella sua classica falcata in avanti, due avversari su di lui in raddoppio di marcatura, tocco all'indietro per Bettega, buon lavoro di Bettega sul tempo, fa filtrare in avanti il pallone che però è stato intercettato da Erkens, poi viene in avanti Arnesen, gran lavoratore del centrocampo, il passaggio è su Suidema, fanno un gran movimento i giocatori dell'Ajax, secondo la classica scuola olandese, Gels ha tentato la deviazione intanto aerea, nulla da fare, Causio sul pallone, Tamata lo ostacola. Prolungato il dribbling da parte di Causio, che poi in qualche modo riesce a dare all'indietro, lo scambio ora è tra Scirea e Benetti che rilancia con il pallone già terminato però in palo laterale. Applausi del pubblico perché questo Ajax che si era parso o perlomeno si era stato definito squadra piuttosto opaca
in questa fase iniziale della partita sta sviluppando una manovra corale abbastanza armonica e incisiva. Il colpo di testa è stato intanto di Scirea. Causio, Gentile, Tardelli, tocco in palo laterale, la rimessa di Benetti. Mentre vedete inquadrato Trapattoni che dà le sue indicazioni dalla panchina, il passaggio intanto è a favore di Tardelli che dà indietro a Benetti. Benetti rasa terra al centro per Bettega che alza però il pallone nel tentativo di servire Tardelli e il pallone stesso termina in fallo laterale per la rimessa con le mani di Taamata. Taamata dà direttamente all'indietro per il proprio portiere Scrivers, che gioca, quantunque la serata non sia troppo fredda, con la calzamaglia. Tardelli arresta a centrocampo, lancia improvvisamente sulla destra per Causio che tenta di andar via, viene travolto. L'arbitro fa proseguire nonostante le proteste. E vedete che Causio non appare davvero molto convinto della decisione arbitrale. Se ne sono andati intanto 16 minuti nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, Rudy Kroll in possesso di palla, ecco il suo morbido lancio verso Taamata, di Tardelli il bello stacco per Causio che deve vedersela ancora con il duro Everse. Questa volta l'arbitro è intervenuto e ci sarà un calcio di punizione a favore della Juventus. Juventus che ha controllato con sufficiente disinvoltura qualche minuto fa un accenno di sfuriata offensiva da parte degli olandesi che hanno messo a frutto null'altro che tre calci d'angolo. Battuto intanto il calcio di punizione, ecco il traversone, cerca lo stacco, Boninsegna, Kroll è saltato più alto di lui, adottano una tattica forse un momentino rischiosa gli olandesi che portando in avanti sempre Zuidema in pratica rinunciano al libero, infatti vedete che Kroll gioca da marcatore puro su Boninsegna. Naturalmente tutte queste nostre considerazioni derivano dal fatto che lo schema tattico delle squadre italiane è sempre molto ben prevedibile, mentre l'Ajax pratica questo gioco totale con continui disimpegni da una parte e dall'altra. Intanto l'azione è stata fermata, lo stacco era stato di Gels, il biondissimo centravanti dell'Ajax che porta la maglia con il numero 8 e che fa parte anche della nazionale olandese. Vedete lo scambio tra Zoff e Scirea, mentre Zuidema, il numero 9, che ha tentato di disturbare il rilancio di Zoff, rilancio lunghissimo, Boninsegna e Kroll, carambola favorevole per Boninsegna, Boninsegna cerca di lanciare Bettega leggermente accentrato, ottimo il colpo di tacco intanto di Everse e poi c'è un fallo ancora subito da Gentile. Prendono animo intanto i tifosi juventini, il calcio di punizione è stato di Gentile, colpo di testa di Boninsegna, poi anche Causio è riuscito a toccare, alla caccia del pallone Benetti e Taamata, pallone a fondo campo. Uno dei grandi motivi di attrazione di questa partita doveva essere proprio il cinese Cheu Laling, giocatore con il numero 7 che è stato preso in custodia da Gentile, che fino a questo momento ha fatto vedere pochissimo. Intanto Zuidema è in azione, vedete che Zuidema gioca avanzatissimo, ecco il lancio profondo, scatta ancora la caccia del pallone Zuidema, lo aggira benissimo con calma Scirea, Zuidema lo ostacola, calcio di punizione per la Juve. È presente con tutto lo staff bianconero e con il presidente Boniperti, naturalmente anche il commissario tecnico della nostra nazionale Enzo Bearzot è arrivato in serata. Ecco intanto Cheu Laling, Taamata, buono il lancio di Taamata per Arnesen, Arnesen in area, troppo lungo il pallone,
lievemente disturbato in fase di scatto anche da Furino, Arnesen non può raggiungere il pallone che termina appunto oltre la linea di demarcazione del fondo campo con Zoff che si accinge alla rimessa. Intanto sono 20 minuti di gioco già trascorsi nel corso del primo tempo, lunghissimo rilancio di Zoff, sfiora il pallone, Kroll va a recuperarlo, Everste, ecco il rilancio lungo, il calmo colpo di testa di Morini, poi Furino, poi la palla fuori. Non si può dire che sia una bella partita, la Juventus comunque gioca un po' contratta all'indietro ma con molta attenzione. Erkens effettua il lancio frontale, Scirea scaraventa fuori area con decisione, Arnesen tocca all'indietro ma in questa occasione non è preciso e regala la rimessa laterale alla Juve che la effettua con Gentile. Gentile verso Causio, tutto spostato a sinistra, palla ancora fuori. Rimessa che spetta all'Ajax ed è effettuata da Arnesen. Arnesen per Schumacher. Schumacher per Kroll. Su Kroll si porta Boninsegna. Tamata. Ecco Tamata che effettua un lunghissimo lancio verso Zuidema. Su Zuidema gioca ora Cucureddu. Scirea sempre molto ben piazzato. Con calma viene fuori area, dà un pallone bello in direzione di Benessi che però è stato anticipato da Everse. Tamata in azione per l'Ajax. Tamata tenta di saltare Cucureddu che lo stende, calcio di punizione. Ripiegano all'indietro i giocatori juventini, vedete che anche Causio è ai margini della propria area di rigore, isolato in avanti resta solo Boninsegna, ora retrocede anche lui. Affollatissima l'area juventina, ecco che parte il calcio di punizione, il colpo di testa è stato ancora di Scirea, al tiro da fuori di prima di Arnesen, ribattuto, poi pasticciano un momentino i difensori della Juve, ancora Arnesen in possesso di palla, Benetti lo ferma, Erken, Tamata, buon lavoro di Tamata, ecco il cross, insidioso, Zoff va a controllarlo all'incrocio dei pali, poi si trascina il pallone in angolo ed è questo il quinto tiro dalla bandierina a favore dell'Ajax. Tamata sta disputando una buona gara, lo vedete sta ora per battere dalla bandierina, un giocatore piccolo molto nero, arretratissimo Bettega, poi la palla vicina alla porta di Zoff con un fallo degli olandesi e conseguente calcio di punizione per la Juve. Di tanto in tanto si distendono in avanti in azioni abbastanza pericolose i giocatori dell'Ajax. Causio verso Bettega, ecco Bettega che era riuscito a saltare il diretto avversario ma è stato fermato in modo palesemente irregolare da Van Dord e Bettega resta ancora a terra, ecco che l'arbitro dà il suo assenso perché entrino sul terreno di gioco i massaggiatori sanitari della Juve, vedete che accorre anche il dottor Laneve, speriamo che non si tratti di nulla di grave, questo incidente a Bettega capita al 24esimo del primo tempo sul risultato di 0-0. Vi ricordo che si gioca allo Stadio Olimpico di Amsterdam la gara d'andata valida per i quarti di finale di Coppa Campioni tra l'Ajax di Amsterdam, campione d'Olanda, e la Juventus, campione d'Italia. È Roberto Bettega che è rimasto infortunato a terra, vedete che mostra all'arbitro quelli che sono i segni dell'intervento rudemente falloso di Van Dord contro di lui, si rialza però fortunatamente Bettega, dà l'impressione di potersi riprendere, sorveglia ancora la situazione il dottor Laneve e i tifosi italiani come sempre commoventi nel loro entusiasmo
quando una squadra italiana è impegnata all'estero urlano il loro incitamento alla Juve. Bettega si è ripreso, Benetti ha battuto il calcio di punizione per Furino in posizione di ala sinistra, ecco Furino che cerca spazio, serie di finte contro finte, raddoppio della marcatura, carambola del pallone e poi Schumacher ha commesso fallo di mano, punizione per la Juve. Ci sembra che la direzione dell'arbitro sia accettabile fino a questo momento ed è Causio che si incarica del calcio di punizione mentre il signor Prokop fa allontanare la barriera di due uomini predisposta dall'Ajax. Fate Causio, leggermente troppo alto, arretratissimo, vedete anche Rudy Gels, la punta della formazione dell'Ajax, dà al proprio portiere Schreiber. Krijvers per Erkens, di piatto in profondità, intercetta Tardelli, ancora Erkens, lo attacca Tardelli, palla fuori, è lo stesso Erkens che effettua la rimessa dando a Schumacher che gioca molto arretrato. Schumacher, ci hanno detto gli amici e i colleghi olandesi, è particolarmente pericoloso perché è dotato di un tiro piuttosto forte, però finora ha giocato molto arretrato, mentre costituisce un po' una sorpresa sotto il profilo tattico il fatto che Zuidema, anziché terzino esterno, giochi praticamente da punta. Vedete infatti Zuidema come il numero 9 ai margini dell'area di rigore juventina, rilancio ancora lungo dei difensori, Kroll con calma calibra verso Arnesen, Furino sulla palla, cerca di servire Boninsegna, intercetta però Schumacher da Kroll. Ecco Kroll, sempre molto ben impostato stilisticamente, vedete la facilità di palleggio, la testa sempre alta, ha messo in movimento Evert, a buon gioco per la difesa della Juve. Causio servito da Benetti, ecco Causio che tenta di andare via in progressione, nuvolo di avversari intorno a lui, l'ultimo a toccare Erkens che dà al proprio portiere Schreiber. Tahamata, Kroll, Kroll verso Ceulaling, ma è pronto Zuidema. Ancora un ottimo intervento della difesa juventina con Bettega ora in possesso di palla, dare stiro alla manovra pescando Furino, ma l'arbitro ignora in questo caso la norma del vantaggio e comanda un calcio di punizione a favore della Juve, battuto ancora da Bettega per Furino. Bettega, Benetti, ecco Benetti che vince un tackle da Scirea, Scirea verso Furino, buon lavoro di Furino che però poi si vede la palla scivolare in fallo laterale, aveva saltato netto in dribbling un avversario, però poi il pallone è terminato fuori, la rimessa con le mani è di Arnesen per Erkens. Ecco il barbuto Erkens, molto aitante, ricorda vagamente Ulshoff. Cucurettu, ancora Erkens che di testa da Kroll. Kroll, stupendo lancio verso Tahamata, ecco il piccolo guizzante Tahamata che tenta di far fuori Tardelli, effettua il traversone forse dopo che il pallone ha superato la linea di fondo campo e vedrete infatti che la partita riprende con la rimessa. Indubbiamente è un giocatore interessante questo piccolo Tahamata che difatti è tenuto in stretta osservazione anche dai tecnici della nazionale olandese che con molta probabilità lo inseriranno nella rosa per l'Argentina. Zoff verso Causio, il colpo di testa però è stato di Evers. Bettega che si sacrifica in un oscuro ma produttivo lavoro di copertura a centrocampo, c'è una serie di rimpalli, poi il pallone è indirizzato all'indietro a Erkens che gioca in pratica come centromediano metodista. Palla intanto uscita in fallo laterale per la rimessa di Gentile, la Juventus naturalmente subisce l'iniziativa degli avversari, ma per la verità senza troppi affanni. Bettega Furino, Bettega, ancora Furino, Furino va via, Schumacher lo attacca irregolarmente, perde la palla Furino, Zuidema, Tahamata, Tahamata verso Ceulaling, ecco in azione il cinese, buon lavoro per Tahamata,
traversone immediato, pericoloso, Zoff esce e blocca. Buona l'intesa tra Tamata e Laling sulla destra, con traversone di Tamata parato da Zoff. Causio. Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, ottimo il servizio per Tardelli. Su Tardelli si porta prontissimo Erkens, che lo ferma, e da Scriver, applausi del pubblico. Kroll, sempre molto bello da vedere, lancio stupendo ancora una volta su Gels. Tamata in posizione di ala destra, chiude Scirea, traversone troppo lungo e sballato questa volta sul fondo. Si rammarica Tamata per aver fallito questo cross, in pratica è il primo errore che però si può ascrivere a questo verissimo giocatore che ricorda vagamente il nostro Filippi del Lanerossi Vicenza, naturalmente come tipo di gioco. Zoff effettua il lungo lancio, ancora uno stacco di Erkens, Tardelli, Bettega salta in dribbling ancora Van Dord, che è un giocatore molto aitante ma che non mi sembra velocissimo. Eccolo ancora in azione, un po' sgraziato, Tamata. Cucurettu su Zuidema in fallo laterale. Vedete Zuidema sempre in avanti. Tamata, furino questa volta su di lui. Rapido nel gioco di gambe, Tamata è riuscito ad effettuare il cross, ma Scirea, che fino a questo momento ha disputato una gara impeccabile, ha rilanciato. Schumacher, Eversen, poi il traversone lungo di Arnese, non salta Cucurettu, c'è un tocco fuori di Zuidema per Tamaka che incrocia il gioco in traversone, Tardelli di testa, poi Causio all'indietro, poi Morini. Causio, fallo su di lui di Eversen, calcio di punizione prontamente comandato dal signor Prokop. Mentre si gioca il 33esimo minuto nel corso del primo tempo, risultato di 0-0. Strano questo traversone, Gels lo controlla, poi la palla da Van Dord giunge a Tamata. Laling fermato inesorabilmente da Gentile, poi ha toccato Furino, ancora Tamata, Kroll d'esterno, Gentile ben piazzato, mette però in fallo laterale nel tentativo di servire Furino. Sta giocando con molta attenzione Gentile su Ceu Laling. La rimessa con le mani è di Kroll per Erkens. Kroll. Ecco il lancio ancora su Zuidema che sposta irregolarmente Cucurettu, traversone, Gels arriva con un attimo di ritardo anche perché è disturbato da Morini, poi Furino, poi Boninsegna, poi Benetti, fermato da Tamata, Benetti poi in seconda battuta, Ceu Laling, Zuidema, anzi Schumacher, Kroll, Erkens, ecco Erkens che viene in avanti verso Zuidema, qui non riesce la deviazione, Cucurettu, poi Benetti, poi Furino, ancora Benetti, Cucurettu, sfiora di testa Boninsegna in ritardo rispetto a Van Dord che dà a Schumacher, intercetta Causio, Scirea. Scirea che riceve ancora da Tardelli e triangola con lo stesso giocatore, il quale lascia Causio. Su Causio si porta Schumacher e mette fuori. Causio per Bettega. Causio. Tentativo di triangolo non riuscito. Calcio di punizione. Il fallo è stato di Eversen, che è un giocatore molto spigoloso. Mentre mancano 10 minuti alla conclusione del primo tempo, 0-0 il risultato, non troppi patemi per la Juve. Bettega in avanti, Boninsegna, Gentile sul rimpallo, è pronto ancora Boninsegna, tenta un dribbling, nugolo di avversari su di lui, lo ha fermato Kroll, viene in avanti Erkens, contropiede dell'Ajax, Erkens salta Furino, lancio su Ceu Laling, il quale traversa e la palla colpisce la faccia superiore della traversa, resta ancora in campo, pericolosissima azione dell'Ajax, controllata poi sulla destra,
Matteo Lalinga ha avuto un guizzo di ottima fattura, possibilità del contropiede per la Juve, ma sul lancio però è troppo arretrato. Boninsegna accenna a vivacizzarsi la gara e il pubblico incita ora l'Ajax. Il lancio di Tamata non viene controllato da Cheu Laling, l'arbitro però ha visto una trattenuta di Gentile, pertanto comanda questo calcio di punizione a favore dei biancorossi dell'Ajax, che vanno alla battuta con Tamata, a cui è dedicato questo primo piano. Ecco la battuta di Tamata, che si è ripetutamente girato verso la panchina a chiedere istruzioni. Ben piazzata la difesa della Juve, il rilancio lungo è stato di Gentile, il colpo di testa è di Kroll, la palla che va verso Everste, sbandiera il guardaline, fuori. Causio per Furino. Ancora il capitano in avanti, in pregevole palleggio, poi tenta di servire Tardelli. Tardelli vince un tecle, ma è ostacolato irregolarmente da Zuidema e quindi guadagna un calcio di punizione per la Juve. Alla battuta Cucurecchi. Batte frontalmente con palla verso la testa di Bettega, poi però ancora Erkens e Kroll disimpegnano a dovere. Ecco il lancio di Kroll verso Schumacher, Schumacher attaccato da Tardelli, poi Benetti, poi Furino, Benetti che però viene anticipato da Zuidema, Benetti lo carica, commette fallo, calcio di punizione. La partita continua a essere tutt'altro che bella, è giocata a ritmi piuttosto blandi, di tanto in tanto c'è qualche fiammata offensiva dell'Ajax. Ecco Tamata in azione, libera bene Schumacher per il cross, ecco il traversone, si rifugia in calcio d'angolo Gentile. Siamo al sesto corner a favore dell'Ajax, che indubbiamente ha giocato con una certa determinazione in avanti, ma di pericoli veramente grossi Zoff non ne ha corsi fino a questo momento. Tahamada, buona la parabola, ancora Gentile, poi Bettega, anzi Boninsegna che rilancia lontano, Kroll all'inseguimento del pallone, tutti i giocatori sono nella metà campo della Juve. Ecco Kroll che effettua un lancio lunghissimo, Furino anticipa Tahamada, Boninsegna sulla palla, passaggio per Bettega. Bettega rallenta ad arte attendendo l'inserimento di qualche compagno, lo trova in Furino. Ecco il piccolo generoso Furino che tenta di andar via, nulla da fare. Erkens per Kroll. Gels lo ferma un primo tempo Morini, poi Gels recupera il pallone, lo dà a Tamata, ecco il traversone, Zuidema, Tamata, Tamata pericolosamente mette in angolo Scirea. Ci avevano parlato in termini un po' scettici i colleghi olandesi di questo Tamata, che invece indubbiamente fino a questo momento va considerato uno dei migliori della formazione olandese. Ecco il suo tiro dalla bandierina con parabola insidiosa, ci si spinge in area di rigore, l'arbitro questa volta non interviene, Boninsegna, poi Benetti, ecco il lancio di Benetti verso Causio. Buon lavoro di Causio ai danni di Everse, tiro fuori, contropiede della Juve con Causio che si è liberato bene in dribbling, poi ha tirato con buona tempestività ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Intanto l'azione si sviluppa ancora attraverso Tahamata che dà Zuidema, Kroll, vedete la precisione millimetrica dei lanci di Kroll,
poi però i suoi compagni sciupano. C'è uno scontro tra Causio e Schumacher e il calcio di punizione per la Juve. Mentre mancano meno di 5 minuti alla conclusione del primo tempo, il risultato è fermo sulla 0-0, un risultato che sul piano numerico dà piena soddisfazione alla Juventus, che come vi ripeto ha a sua disposizione la gara di ritorno tra 2 settimane a Torino. Scirea intanto, ecco il suo rilancio, era in posizione irregolare Causio, ha sbandierato il guardaline, l'arbitro ha prontamente fischiato, il calcio di punizione conseguente è già stato battuto. Arnesen verso Ling, fermato, poi Benetti, Furino. C'è una Ling su di lui, puntata in avanti di Furino e palla che termina fuori per la rimessa di Rudi Kroll, che dà subito ad Erkens. Ecco il lancio di Erkens su Sheula Ling, ancora una volta fermato, deludente la prestazione del giocatore questa sera. Boninsegna, Benetti, buon lavoro di Benetti che poi sfugge anche al tentativo di cintura di Zuidema, ecco Zuidema ancora di lui, su di lui, però il lancio di Benetti avviene su Causio. Kroll molto bravo, sempre molto tempestivo ed efficace, ferma il pallone e dà a Tamata. Rudi Kroll è l'unico superstite del grande Ajax di qualche anno fa. Intanto Tamata è stato messo a terra da Furino, che viene ammonito. Ammonizione per Furino. Siamo al 43esimo del primo tempo, forse è stato un attimino severo l'arbitro, in quanto il fallo di Furino non è che fosse caratterizzato da cattiveria, ma Tamata lo aveva battuto sullo scatto e Furino aveva allungato istintivamente la gamba sgambettandolo. Il calcio di punizione di Kroll, l'uscita di Zoff che blocca con sicurezza su Zuidema, che lo ha anche caricato, e quindi c'è punizione per la Juve. Fino a questo momento non si sono visti troppo né Sheula Ling né Gals, che è la punta effettiva, mentre Zuidema ha giocato abbastanza bene tornando al suo antico ruolo di punta. Ecco Gals, Schumacher, Tamaka, il cross ancora troppo angolato, sorveglia Zoff e lascia che il pallone termini fuori. Indubbiamente vivo e vitale questo Tamata, ma non è che abbia poi due gran piedi. Il rilancio come sempre di Zoff, il colpo di testa di Bettega, la rovesciata di Van Dord, ma sulla palla è ancora Bettega. Van Dord lo attacca di nuovo, il pallone termina fuori, la Juventus respira un po' in difesa, rimessa di Causio. Mentre sta per scadere il primo tempo, Bettega. Bettega fra tre avversari cerca di farsi largo, Van Dord ancora all'indietro per Schreiber. Primo piano per Kroll, il capitano. Il passaggio è su Schumacher. C'è una Ling. Kroll, attaccato da Benetti, se ne libera ancora una volta con una Veronica efficacissima. Eversen. Lancio preciso anche da parte di Eversen, inserimento di Arnesen. E poi palla ancora in area, Gelso miracolosamente respinge Schumacher che cicca il pallone, azione molto pericolosa da parte dell'Ajax con prodezza di Zoff in uscita. Benetti, Benetti forse cede nel personalismo, pasticcia un po' anche Schumacher, poi Tamaka si impadronisce del pallone, lo dà a Zuidema. Zuidema resiste alla carica di Cuffureddu, non però al secondo tentativo, Tardelli ha dato a Boninsegna. Verso Causio, Bettega, Causio,
Causi a terra, calcio di punizione. Cade il primo tempo in questo istante, siamo sul risultato di parità 0-0. La Juve ha corso in pratica un solo grossissimo pericolo, quello di qualche istante fa, con mischia abbastanza serrata e tiro ravvicinato di Zuidema ribattuto da Zoff. Ecco comunque Causio che sta per battere questo calcio di punizione, palla che piove in area, esce Strivers e blocca. Il tempo è praticamente già scaduto da qualche secondo, l'anticipo è stato di Cucurezzu, poi Benetti, il fischio dell'arbitro, tutti negli spogliatoi, 45 minuti di gioco all'Olimpico di Amsterdam, Ajax 0, Juventus 0. Roda Haarlem in Haarlem is nog 0-0. De bekerwedstrijd AZ Wageningen. Kroll verso Bauman. Ecco il traversone di Arnesen, l'uscita di Zoff che blocca e dà a Tardelli. Tardelli verso Causio. Ancora Tardelli, di giustezza, tocco all'indietro per Morini, diventato capitano, il suo rilancio è ribattuto da Erkens, dalla parte opposta Gentile, ecco il sinistro di Gentile, Spadiera, guardalinea, e questa volta francamente non mi è parso di vedere fuori gioco. Però l'arbitro altro non ha potuto fare se non dar retta al suo collaboratore che proprio qui sotto la tribuna centrale dalla quale vi trasmettiamo aveva sbandierato. Ecco intanto che viene in avanti Van Dordt, il suo traversone termina a fondo campo. Indubbiamente occorre dire che c'è molta buona volontà, anche una certa sagacia nella disposizione tattica della formazione olandese, ma non ci sono più i giocatori di grosso talento che hanno fatto grande l'Ajax qualche anno fa. Rinvio intanto da fondo campo, Pettega la caccia dal pallone, è stato battuto di testa in elevazione, la palla termina ad Arnesen, ecco che si incrocia il gioco degli andesi, finta di Gerns, resta fermo Zuide, ma nulla da fare. Cucurezzu, fuori. Rimessa di Erkens per Zuidema, ecco il traversone ben calibrato, troppo alto però nonostante il goffo tentativo di deviazione da parte di Bauman. Partita che i tifosi della Juve seguono con una certa trepidazione per l'importanza del risultato, ma che francamente sul piano dello spettacolo è risultata piuttosto deludente fino a questo momento. La Juve evidentemente affida tutte le proprie speranze di qualificazione alla gara di ritorno, l'Ajax attacca sì con una certa continuità ma con scarsa pericolosità e non ci sembra nemmeno che i giocatori olandesi siano eccessivamente convinti. Come già ho avuto modo di dirvi, nel loro campionato sono distanziatissimi dalla capolista PSV Eindhoven e non stanno attraversando un gran momento di forma. Ecco comunque che c'è stato il cambio della rimessa e ancora Erkens che ha dato il pallone in avanti per Arnesen, Schumacher, Erkens, viene in avanti anche Van Dorst, ecco il traversone, colpo di testa da parte di Bauma, rimpallato, Schumacher conquista la palla, ancora Erkens che tenta di servire Van Dorst e mette in fallo laterale. La rimessa è di Bettega che gioca sempre all'indietro. La Juve cede forse un momentino in questi piccoli atti di furberia volti a guadagnare qualche secondo. Buono intanto il lavoro di Bettega che poi lancia in profondità su Causio e in vantaggio su di lui Everse che in qualche modo, anche se ha dimostrato una volta di più di non essere un maestro nel palleggio, è riuscito a dare a Skriver. Erkens. Partita noiosa.
anche il ritmo è stato piuttosto blando, il lancio profondo è su Zuidema, Scirea è su di lui, lo ferma. Van Dorn, ecco il traversone, Benetti, Tahamata che è un po' calato alla distanza, Tardelli su di lui, Schumacher, Kroll, ecco il traversone, alto per tutti, sorveglia la situazione Morini, blocca in tutta tranquillità Zoff, Bettega, poi palla che termina fuori, Cabrini che effettua la rimessa. Ha sfiorato di testa Bettega, al recupero all'indietro Schumacher, Kroll, ecco il suo lancio piccante, Zoff esce e blocca anticipando Bauma, pezzi di bravura a ripetizione da parte di Rudy Kroll, mentre Benetti lancia su Causio, in velocità su di lui recupera Everse, palla fuori e rimessa per la Juve, lo stesso Causio da Tardelli, Tardelli a Benetti, Benetti retrocede, non sa cosa fare, poi da Cucurettu, ancora Benetti, dribbling riuscito, Cucurettu, buono il lancio su Boninsegna, angolo, è il primo corner per la Juventus, capita al 18° della ripresa sul risultato di 0-0. Il primo piano è dedicato al portiere Scriver. Con la dovuta calma va a battere dalla bandierina Causio. In area ci sono Boninsegna, Bettega. Errore da parte dei difensori dell'Ajax, non ne ha approfittato Bettega che si è visto passare il pallone davanti al naso e non ne ha approfittato nemmeno Tardelli che si era inserito profondamente e ha avuto a disposizione la possibile deviazione. Ecco che il gioco si sposta sul fronte opposto, Arnesen a terra, giudicata irregolare l'azione da parte di Cabrini, c'è calcio di punizione per l'Ajax. Battuta sorpresa da Kroll, pericolo, colpo di testa di Zuidema sul fondo. Vedete il numero 9, coperto da Gerlitz, ecco il giocatore che ha colpito di testa spedendo sul fondo è Zuidema. Scirea da fondo campo verso Bettega che riesce a sfiorare di testa, da un ottimo pallone a Boninsegna che ora deve vedersela con Kroll. Causio cerca di farsi vedere, tentenna Boninsegna, Kroll lo ferma, implacabile in tackle, prestazione veramente impeccabile da parte del capitano dell'Ajax. Bettega, poi pallone perso dai juventini, non filtra per fortuna in profondità la traversione di Zuidema e Morini lo cintura e lo mette a terra sul cross intercettato da Morini, però mi era parso di aver visto in netto fuorigioco al centro dell'area di rigore il giocatore Gels, fuorigioco non ravvisato. Comunque per eccesso di confidenza la Juve ha perso una palla a centrocampo e ne è saltata fuori questa azione abbastanza pericolosa che ora continua con un calcio di punizione battuto da Arnese. Lo ha respinto Cabrini. Erkens. Buon lavoro di Erkens. Benetti recupera su di lui, lo aggancia e lo mette a terra. È calcio di punizione. Lo batte Arnese. Insidiosa la parabola, sbandiera il guardaline, non interviene l'arbitro, rinvia Benetti. Carambola su Boninsegna, poi Causio, Tahamata. Causio gli ruba la palla, in velocità i due. Tahamata
a terra sia Causio sia Tamata, hanno solitato a vicenda, però mi è parso che effettivamente sia stato Causio ad essere un po' più energico nel contrasto, ed è giusta pertanto la decisione dell'arbitro di comandare la punizione già battuta per l'Aia. Effettivamente gli olandesi sono molto fuori misura questa sera. Benetti, Causio, Tardelli in profondità, di prima il passaggio, Kroll, Tardelli tenta di farsi luce, riesce ad andare via, è messo a terra, è calcio di punizione. Kroll, cavallericamente, lo aiuta a rialzarsi. Effettivamente era fallosa la sua azione, e si fanno risentire i tifosi italiani al grido di Juve, Juve. Battuto il calcio di punizione, c'è il colpo di testa di Van Dord, ma probabilmente dovrà essere rifatto tutto perché l'arbitro non aveva ancora dato il suo assenso alla ripresa del gioco. Ecco Causio che batte, con insegna che ha cercato la deviazione, non l'ha trovata. Sta amata la caccia del pallone, Benetti lo ferma, Causio ha commesso fallo su Everse. È lo stesso Everse che ha battuto dando ad Erken. Ecco il possente Erken che viene in avanti, prova al destro, è un tiraccio spilenco che termina a fondo campo. Intanto Ivic, il tecnico contestatissimo a dire il vero dell'Ajax, sta facendo riscaldare un altro giocatore olandese ai bordi del campo. Sono in molti ad attribuire il calo dell'Ajax proprio all'avvento di Ivic, che invece gode di una buona quotazione in campo internazionale. Dicevo, sono in molti qui in Olanda a pensare che sia stato proprio l'avvento di Ivic a determinare il pessimo momento del Ajax. Ecco il tempo Kels, che ha effettuato una deviazione ravvicinata, e Zoff ancora parato di sito. È stato Zuidema ad effettuare il traversone, e Gels, dimostrandosi molto bravo in acrobazia, ha deviato pericolosamente. Zuidema, Scirea, ecco che allontana. Avevo cominciato il discorso su Ivic, e in Olanda si dice che ha snaturato il senso del gioco dell'Ajax, chiamando la squadra di Amsterdam a un gioco eccessivamente difensivo. Però è da ritenere che la crisi dell'Ajax sia originata anzitutto dal fatto che tutti i suoi grandi talenti se ne sono andati, quasi tutti all'estero. Ecco intanto comunque in azione Van Dord, Everse, il traversone intercettato da Causio che trasfiora con un braccio, calcio di punizione. Ripiega all'indietro la Juventus, mentre ci si avvicina alla mezz'ora di gioco nel corso della ripresa, sul risultato di 0-0. Calcio di punizione battuto da Zuidema. Ecco il destro di Zuidema, piccante a centro area, ribattuto col corpo Scirea, allontana buona insegna. Tutta la metà campo dell'Ajax sguarnita. Ecco Kroll che è andato al recupero del pallone, lo lancia verso Zuidema di testa, Zuidema al centro, Benetti è in anticipo su Van Dord, facilita il rilancio di Scirea che pesca Causio, Causio cerca di far filtrare il pallone su Boninsegna, vi riesce, ecco in appoggio ancora Scirea, di nuovo Boninsegna, duettano i due, ecco Scirea con palla verso Bettega, fermato Everse, poi Van Dord, ancora Benetti che ha fermato Arnesen, Bettega, puntata su Causio, Bettega, dalla parte opposta viene scatto in avanti Tardelli, riceve, ma Tamata è sempre su di lui, a terra Tardelli, in condizioni di precario equilibrio, è stato un po' anche sfiorato da Tamata, ma va giudicato anche questa volta positivamente l'operato dell'arbitro che non ha ritenuto di dover intervenire. Zuidema, Erken. Mezz'ora esatta di gioco, 0-0, un quarto d'ora alla fine della partita. Ancora Erken, Scirea che ha giocato bene, da a Tardelli, Bettega,
Lancio di Bessega per Boninsegna, su Boninsegna si porta Van Dord. Lo fa fuori Boninsegna in seconda battuta, Kroll, palla per Benetti, vince un contrasto con Tamata, lancia ancora Boninsegna, sbandiera il guardaline, tira ugualmente Boninsegna e fallisce la mira, ma era in fuorigioco. E vedete che c'è un battibecco abbastanza caratteristico tra l'arbitro Prokop e Boninsegna, che evidentemente pensava di non essere in offside. Taha Mata in azione per gli olandesi. Di piatto il passaggio su Zwijnen. Passaggio ancora all'indietro per Taha Mata. Gioco slegato da parte dell'Ajax. Gel che non aggancia, tocca Cabrini, Causio, Scirea che non lascia che il pallone pervenga a Zoppo, comunque lo controlla a dovere, poi effettua questo rilancio direttamente in palo laterale. La rimessa è di Everse per Kroll. Ecco il traversone sempre perfetto su Taha Mata, che però questa volta non arresta di prima, ferma ugualmente il pallone, tenta il traversone, lo ha fermato Tardelli. Duello a tutto campo, apprezzabile, quello tra Tardelli, che pure non appare al meglio della condizione, e Taha Mata. Schumacher cerca di destreggiarsi fra due avversari, tocca egli stesso per ultimo la rimessa della Juve. Intanto, non inquadrato dalle telecamere, al centro dell'area di rigore juventina, sta zoppicando Morini. Primo piano per Trapattoni, palla in area di rigore, Bauma cerca di conquistarla, Scirea la spedisce una volta ancora lontano. La recupera Everse, la dà ad Erkens. Taha Mata ha di fronte Tardelli, cerca di sconcertarlo con una serie di finte. Effettua il cross pericoloso, riesce a colpire di testa Bauma, ma mette a fondo campo. Ed ecco un'altra sostituzione, esce Arnesen ed entra in campo con il numero 16 Meyer. Meyer è una punta, quindi Ivic gioca il tutto per tutto in questi scampoli di partita che restano da giocare e manda in campo con il numero 16 Meyer, prende il posto di Arnesen, quindi per un centrocampista è entrato una punta. Il colpo di testa di Schumacher, quest'altro di Gentile, attaccato ora irregolarmente da Bauma, l'arbitro non interviene, sempre Gentile che fa carambolare il pallone sui piedi di Bauma e quindi la rimessa è della Juve. 11 minuti alla fine della partita, 0-0 all'Olimpico di Amsterdam tra Ajax e Juventus, rimessa di Tardelli. E l'arbitro, come ha già fatto in una precedente occasione, punisce la perdita di tempo comandando il cambio. Ecco intanto Erksen, lunghissimo il traversone, Cabrini di testa, Taha Mata, Cabrini lo anticipa con una volata splendida e si sgancia in avanti, poi si ferma improvvisamente attendendo rimforzi da Bettega. Buon lavoro di Cabrini, Benetti, Cabrini che riesce a toccare con la punta del piede, ma sul pallone c'è Kroll che lo recupera, intenta l'espressione di Ivic, l'allenatore jugoslavo dell'Ajax. Taha Mata intanto porta avanti quest'ennesimo pallone, prova egli stesso la conclusione, c'è una deviazione di Scirea e pertanto registriamo un altro corner a favore dell'Ajax. Vedete che con il numero 5, la fascia di capitano, Morini, che ora è uscito dal quadro delle telecamere, zoppica vistosamente. Dalla bandierina Taha Mata, mentre davanti a Zoff c'è un autentico groviglio di uomini, ecco, vedete che ci si spinge. È Bettega che ancora una volta ha respinto di testa, poi Gentile alla caccia del pallone, Causio si scontra con Kroll,
il calcio di punizione a favore dell'Ajax. La partita non è stata cattiva. Ecco che tocca il suo primo pallone Meyer, lo dà a Tahamata. Ancora Meyer in posizione di ala sinistra, scatto fuori. Devono stare attenti i giocatori della Juventus a non eccedere troppo in questi giochini nel tentativo di guadagnare dei secondi, come sta facendo anche ora Zoff, che fa il finto tonto, vedete, chiamando alla rimessa dal fondo campo un altro compagno, perché l'arbitro si è dimostrato inflessibile nello stroncare questi giochini. Cucurella lunghissimo il suo rilancio, tenta la deviazione di testa, Bettega riesce a colpire il pallone, lo recupera però Evers. Kroll. Ecco il lancio di Kroll, Scirea sempre piazzato egregiamente, intercetta, da Cabrini, Cabrini questa volta ritarda il rilancio, Tahamata gli soffia la palla, lo salta in dribbling, Tahamata entra in area, tre persone, deviato da Cucurella ed è angolo. Mani sui capelli da parte sia di un giocatore olandese sia di Bettega per lo scampato pericolo, c'era stato uno spadieramento del guardaline che aveva fischiato il fallo su Tahamata da parte di Cabrini, ma opportunamente l'arbitro aveva fatto proseguire per la norma del vantaggio. Ecco il calcio d'angolo, ennesimo battuto, esce Zoff, smanaccia, palla indirizzata in rovesciata verso la porta sguarnita, ma che fortunatamente per la Juventus termina a fondo campo. La deviazione era stata effettuata da Schumacher. Effettua la rimessa Cucurella. Sfiora il pallone di testa Eriksen, poi è stato Kroll a darlo a Scrivers, Scrivers che lo dà allo stesso Eriksen, che ha svolto un enorme mole di lavoro. Eriksen non è un gran palleggiatore, però è un giocatore dotato di fisico massiccio e di un buon lancio profondo. Causio. Ha sfiorato Schumacher, poi colpo di testa di Bettega per Benetti. Benetti non se la sente di galoppare verso l'area di rigore per effettuare gli stesso il tiro, ha fatto un lancio verso Boninsegna che però è stato intercettato. La rimessa intanto è di Meyer, Meyer per Eversé. Ecco il traversone verso Gels che riesce a deviare, però il pallone non è di nessun pericolo per la retroguardia juventina, mentre vedete che continua a zoppicare in modo vistoso Morini. Trapattoni però non ha ritenuto fino a questo momento opportuno di chiamarlo in panchina, anche e soprattutto in considerazione del fatto che fino a questo momento, pur in condizioni meno mate, Morini ha messo la briglia in modo abbastanza convincente al temuto Gels. Tahamata intanto in azione, Van Dort, traversone, Gels che non riesce nella deviazione ravvicinata, poi la rinvia ancora degli juventini, Schumacher, Benetti alla caccia del pallone, si lotta gagliardamente a centrocampo, Tahamata conquista ancora una volta la palla, viene via saltando anche Bettega, poi libera sulla sinistra Meyer. Ecco il traversone, Gels, palla in area, Suidema, provvidenzialmente arriva Cabrini e mette fuori. Boninsegna intanto conquista il pallone ma ha sbilanciato in modo abbastanza plateale il suo diretto avversario, quindi c'è calcio di punizione, mentre Cabrini a gioco fermo ha toccato un avversario, vedete che l'arbitro parlamenta con il suo collaboratore, chiama Cabrini e lo ha ammonito. Ha ammonito anche Cabrini che era entrato in contatto con un avversario a gioco fermo. È stato il guardaline che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, che evidentemente gli ha detto che qualcosa di non molto chiaro era intervenuto tra Cabrini e Zoidema. E così il terzo giocatore della Juve finisce sul taccuino del signor Prokop. È Rudi Kroll che batte la punizione.
non sa ben cosa fare, poi si decide a buttare nel mucchio, ha respinto Benetti, Causio. Causio cerca di andare via, ma ancora una volta Kroll lo ferma. Poi dà a Meyer. Tahamata. Ancora Meyer, Kroll. Fionda in area Kroll, la palla attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore, sfiorata anche da un giocatore juventino che c'è angolo, e per buona sorte della Juve Gels non ha avuto riflesso sufficientemente pronto per deviare da distanza ravvicinata. Mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione della partita. Tahamata dalla bandierina. Bettega poi si gira e segna Van Dorn. La Juve ha perso l'impattibilità della propria rete proprio nella fase finale ed è stato Van Dorn in fischia a realizzare. Esultano i giocatori dell'Ajax, uno degli ennesimi angoli, vedete che mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione della partita, Van Dorn ha sbloccato il risultato, è stato l'aitante difensore dell'Ajax che in mischia da distanza ravvicinata in giravolta ha sparato imparabilmente in gol, e l'Ajax ora conduce per 1-0 nei confronti della Juventus. Palla spedita da Cabrini all'indietro su Zoffo. Ancora Cabrini che prolunga su Benetti. Triangolo. Poi palla al centro da Cabrini per Tardelli. Viene in avanti generosamente anche Morini. Ecco il passaggio per lo stesso Tardelli. Kroll va a chiudere. Tardelli allunga la gamba, lo scambetta e calcio di punizione. Kroll a terra. Krijvers e lo stesso Tardelli vanno a sincerarsi sulle condizioni del valorosissimo libero e capitano dell'Ajax, indubbiamente uno dei migliori in campo, anzi potremmo dire sicuramente il migliore. Krijvers e Tardelli a colloquio, Tardelli fa capire al portiere avversario che non c'era intenzionalità nel suo fallo e Kroll si rialza. Lo vedete inquadrato in primo piano, indubbiamente è un grosso talento del calcio internazionale, ormai non è più giovanissimo, ha superato la trentina, ma è sempre un gran bel piacere vederlo giocare. Ed ecco in azione Van Dorn, l'autore del punto. Ecco il lancio profondo che è controllato da Tardelli, che ha avuto un buon finale di partita, dopo essere stato un momentino opaco nel corso del primo tempo. Benetti si fa soffiare il pallone, cerca di riconquistarlo, ce la fa, carambole a ripetizione a centrocampo, manca l'aggancio Meyer, poi lo va Van Dorn, Van Dorn da Tahamata. Tahamata per Schumacher, ancora Tahamata in posizione di ala sinistra, Cabrini su di lui, serie di finte e controfinte, ecco il traversore, Guidema. Poi palla che va verso Gels, Bettega ancora utilissimo in apertura, Morini, Bettega. Ecco Bettega che viene via, fa filtrare il pallone in profondità, Causi non ha capito le intenzioni del compagno, Van Dorn recupera la palla, la spinge ancora in avanti, mentre ci si avvia alla conclusione della partita che Ajax sta conducendo per 1-0. Tahamata. Tahamata verso Bauma, ancora Tahamata, traversone, fermato da Gentile che poi termina a terra e quindi c'è il calcio di punizione fischiato da Prokop per la Juventus. Questi ultimi attimi della partita diventano di nuovo abbastanza palpitanti perché la Juve sta soccombendo per 0-1, un risultato anche accettabile, quantunque maturato in circostanze che con un po' di maggiore attenzione i giocatori juventini avrebbero potuto evitare, ma sarebbe davvero un guaio grosso se negli spiccioli di gara che restano da giocare
la Juve dovesse subire un altro gol. Ecco Tahamata che ha con una puntata mandato in avanti Gentile, Tardelli, Bettega, Causio, Tardelli. Scaduto il tempo in questo istante, Tardelli è fermato da Van Dord in fallo laterale. Si tratta ora di recuperare qualcosa. Tardelli verso Causio, Causio in area, Causio tira, gol, 1-1. Causio ha segnato il gol del pareggio Juventino, lo vedete esultante, su un astutissimo lancio da rimessa laterale di Tardelli. Causio ha saltato il suo avversario, è entrato in area di rigore, ha fissato il risultato sull'1-1. Volano cuscini in campo, francamente occorre dire che forse la Juve ha trovato un gol del tutto inatteso, tanto di guadagnato naturalmente per la formazione juventina, che ora ha la possibilità di affrontare la gara di ritorno in uno stato d'animo di tutta tranquillità. Vi ricordo che per la particolare norma secondo la quale i gol segnati in trasferta valgono doppio, anche un eventuale 0-0 della partita di ritorno di Torino finirebbe per qualificare la Juventus. Ecco che però la gara continua. Gels, Benetti ferma Schumacher, si gioca abbondantemente in fase di recupero, e Morini che salta di testa e Schumacher che tenta la conclusione, la spalla completamente, mentre Morini si trattiene ancora la coscia destra dolorante. Si gioca da oltre un minuto e mezzo in fase di recupero, lo stesso gol della Juventus è intervenuto praticamente a tempo scaduto. Ecco che Van Dort si mette le mani nei capelli perché l'arbitro ha fischiato la fine. All'Olimpico di Amsterdam, 1-1 tra Ajax e Juventus, gara d'andata per i quarti di finale di Coppa dei Campioni. I due gol del finale, al 43esimo Van Dort per l'Ajax, a tempo scaduto Causio per la Juve. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, buonanotte.